Appuntamento covid di inizio settimana. Caro Marco, come è andato il weekend? Ciao Marco, grazie per la linea. Beh, è andato, è andato bene anche e soprattutto con le notizie che poi sono poi, sono poi state diffuse eh, ufficialmente ieri, ma si sapevano già, perlomeno si ventilavano già nelle giornate di, di sabato e domenica, cioè quelle relative alle nuove riaperture, all'allentamento del, del coprifuoco a livello, a livello di durata e anche quindi alla previsione di una Liguria in, in bianco a partire dal prossimo 7 di giugno. Naturalmente, dobbiamo specificarlo fin d'ora, se i numeri eh, si manterranno con un andamento che sta avendo in queste, in queste giornate, perché è importante dirlo. Queste sono previsioni di eh, spostamenti di, di fasce. In realtà, sappiamo perfettamente che il cambio di eh, colore delle singole regioni viene de decretato ogni venerdì, ogni venerdì sera. Per quanto riguarda il lunedì successivo, quindi ehm, diciamo, la proiezione della, della Liguria in zona bianca è, come detto, una un auspicio, una proiezione, se tutto si manterrà così come sta andando fin d'ora. Ma andiamo a vedere invece quanto riguarda i numeri eh, di oggi, l'andamento per questo martedì 18 di maggio, con i dati della protezione civile, che ci dicono che abbiamo registrato oggi 11.831 nuovi casi di eh, guarigione dal Covid-19, quindi un andamento sempre in linea, forse leggermente più basso del, degli altri giorni, ma dobbiamo anche, poi lo andremo a vedere adesso, il motivo per cui è leggermente più basso il numero dei guariti, anche perché abbiamo meno tamponi eseguiti rispetto a poche settimane fa. E andiamo a vedere eh, con ordine, come facciamo sempre, col grafico 0.0, invece gli attualmente positivi, cioè coloro i quali sono malati o comunque hanno una, ehm, un tampone positivo. Che poco alla volta, come vediamo nella grafica 00, appunto, lì sulla destra sta diminuendo come montante totale in, a livello nazionale. Stiamo parlando. Quindi lo vedete lì, le tre eh, montagnette, le due ravvicinate sulla destra, sono la seconda e la terza ondata. Noi siamo lì sulla estrema destra che stiamo calando come attualmente positivi in Italia. Andiamo a vedere il numero 01 come grafico, ovvero sia quello relativo ai nuovi tamponi trovati oggi. Siamo a un numero ottimo, diciamo, relativamente parlando, perché co confrontandoli con i dati del mese scorso della di poche settimane fa. 4452 siamo proprio a livelli già di possibilità di eseguire un vero e proprio tracciamento. Il tracciamento cosa vuol dire? Cioè andare a cercare preventivamente prima che il contagiato vada a contagiare altre persone. Quindi eh, qui entra in gioco anche il sistema sanitario locale, territoriale e anche l'app Immuni. Qui tornerà nuovamente in auge per la prossima stagione estiva l'app immuni sicuramente. Andiamo a vedere il grafico 2 che riguarda il numero dei tamponi fatti giorno per giorno. Oggi siamo a quota di 262.864 tamponi totali, molecolari, più antigenici fatti. Qui vediamo, come sempre accade al martedì, un netto aumento del numero rispetto al lunedì. E quindi è giusto che sia, però se guardiamo da destra verso sinistra, da scusa sì, da sinistra verso destra, scusate, abbiamo eh, chiaramente eh, da, da, da recriminare il fatto che si stanno facendo oggettivamente meno tamponi totali in generale, ma soprattutto meno tamponi molecolari, che sono quei tamponi, quelli diciamo che hanno una grande, un grande, elevato grado di attendibilità del risultato, prima di tutto, eh, sono anche quelli che permettono di riconoscere le varianti, ma soprattutto sono quelli che eh, permettono di poter poi dare un, um, un, um, un peso all'andamento del trend eh, locale sul territorio. Meno tamponi e quindi, andiamo a vedere il grafico 3, nonostante i meno tamponi, abbiamo una percentuale di positivi su tamponi fatti. Mai così bassa, siamo all'1,7% di eh, percentuale di positivi trovati sul totale dei tamponi fatti oggi. Quindi un, un dato, questo è molto, molto interessante, finalmente, lo possiamo anche dire. Siamo sotto il 2%. I nuovi decessi, grafico 4, siamo a quota 201, siamo nuovamente in risalita, più che altro per il fatto, eh, per quanto riguarda la risalita sul giorno precedente, più che altro per il fatto che ci sono dei riconteggi o dei diciamo ricalcoli sul, sul weekend eh, da poco passato però obiettivamente si vede anche a occhio nudo rispetto a poco più di un mese poco meno di un mese fa la, la, i numeri sono quasi dimezzati e la cosa ci fa molto ben sperare anche perché grafica 5 se guardiamo L'andamento di decessi giornalieri con la media mobile, quella che riguarda la linea rossa che è lì eh, in evidenza, si può vedere a partire dal primo di ottobre come sia salita la, la curva eh, all'inizio, era la seconda ondata, la terza ondata e poi oggi siamo effettivamente anche a livello di decessi in netto calo e la cosa ci fa ben sperare. Eh, guardiamo il grafico 6 per quanto riguarda i ricoverati in terapia intensiva. Oggi siamo a 1689 persone ancora ricoverate in terapia intensiva, con l'andamento, anche in questo caso in discesa. Il grafico 7 ci fa vedere l'andamento eh, quotidiano delle terapie intensive, quindi il saldo è eh, interessante perché almeno 65 posti letto, quindi occupati di terapia intensiva a livello nazionale. Per quanto riguarda gli ingressi, grafica 8, abbiamo oggi un dato pari a 86 nuovi ingressi, il secondo giorno in aumento, ma anche in questo caso, ehm, forse un refuso, come avviene, anche come già avvenuto nelle scorse settimane, del weekend. Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi, grafica 9, eccolo lì il dato, nuovamente interessante, lì sulla destra, 485 posti letto liberati. Ad oggi, in tutta Italia, ci sono 11.539 persone ricoverate nel reparti subintensiva delle, degli ospedali italiani. Per fare un raffronto con questo dato e quello di un mese fa, circa 18 di aprile, anzi proprio un mese fa, guardate grafica 10, la tabella 10 ci dice che rispetto a un mese fa sono scesi del 50% gli ospedalizzati ricoverati in reparto e, e sono scesi anche del 50% i numeri delle terapie intensive, lo vedete. Quindi è un, è un ottimo risultato, speriamo che si mantenga nonostante le riaperture, naturalmente. E parlando di decessi, grafica 11, forse l'avevamo già visto ed è un dato, un grafico interessante perché è aggiornato tra le altre cose all'altro ieri, vedete che a partire dal, da, dai primi giorni, eh, no, dai primi giorni, da esattamente 5 mesi fa, cioè il 18 dicembre, vediamo un andamento più o meno costante fino a quando? Beh, fino a quando si possono iniziare a registrare i primi risultati delle vaccinazioni. Come vedete, inizio vaccini e vaccinazione pari al 27 di dicembre, piano piano si incomincia a scendere, forse, anzi senza forse, sicuramente attribuibile a questo andamento alla campagna di vaccinazione, soprattutto sugli over 80, perché stiamo vedendo un grafico che riguarda i decessi totali over 80 e che sono in calo costante. Andiamo a vedere anche la grafica dell'R Conti, eh, l'abbiamo vista la settimana scorsa, grafica 12, Marco, abbiamo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che ci dice che in Italia siamo allo 0,89. 0,89 con la Liguria, lo vedete in zona verde, a 0,96, è rimasta in, in giallo solo la provincia autonoma di Bolzano e la regione eh, Molise. L'unica cosa che c'è da dire è che alcune regioni, fra cui... La, ehm, la Liguria sono leggermente in crescita nuovamente anche se pur sempre sotto sotto quota sotto quota 1 tra le altre cose abbiamo parlato prima tra l'altro di, ehm, di terapie intensive in decrescita grafica 14 marco vediamo che in Italia oggi siamo al 19 di terapie ehm, intensive occupate da malati Covid. La soglia d'allerta, lo sapevamo già, mo, lo ripetiamo comunque, è stata fissata al 30%. La Liguria è fra le 5 regioni italiane che è, ha superato questo 19%, leggermente sopra. Siamo al 23% delle terapie intensive occupate da malati, da malati Covid. Andiamo a vedere, Marco, adesso i dati appunto della nostra regione Liguria. Grafica, eh, tabella 40, Marco la tabella 40 ci fa vedere il dato di oggi confrontato al dato di ieri 17 di maggio oggi abbiamo 80 nuovi casi di positività eh, però la cosa interessante è che gli attualmente positivi continuano a decrescere in Liguria a meno 160 rispetto a ieri 2801 sono i Liguri ancora positivi al tampone abbiamo anche 7 persone decedute nelle ultime 24 ore i ricoveri calano, siamo a 301 persone ricoverate in Liguria 18 in meno rispetto a ieri la terapia intensiva cala, seppur di poco, solo due persone, due posti letto, si liberano. Attenzione: non è che le due persone guariscono, possono anche essere, speriamo di no, ma può essere il caso che queste due persone che erano in terapia intensiva vanno a aumentare il numero dei decessi. È statistica questa, non è cinismo né eh, pessimismo. 50 sono ad oggi comunque le persone ancora ricoverate in terapia intensiva in tutta la Liguria. Per quanto riguarda i test, ovvero sia i tamponi eseguiti oggi, sono 6.269, quasi 3.000 in più rispetto alla giornata di ieri, che è il dato più basso, come sempre, della settimana, anche in regione Liguria. L'andamento grafico 41, la grafica degli attualmente positivi in Liguria, lo si vede lì eh, costantemente in decrescita, l'abbiamo detto anche prima, e quindi. Il dato è interessante anche per quanto riguarda la nostra, la nostra regione. Andiamo a vedere più nel dettaglio anche la nostra ASL di competenza, l'ASL 4 Chiavarese. Oggi registra 12 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Abbiamo 14 persone eh, nelle parti Covid, in subintensiva, e neanche una persona, fortunatamente, in terapia intensiva. Per quanto riguarda l'ospedale di Sestri Levante. Questo è eh, quanto. Andiamo a vedere anche i dati di Chiavari che eh, segna oggi nessun incremento, nessun nuovo caso di positività, passa da 20 positivi nella giornata di ieri a 13 positivi, perché si sono registrati 7 guarigioni. Quindi 7 persone che erano positive, ma con l'ultimo tampone non sono più positive al Covid. Due di queste persone positive sono ospedalizzate, quindi ricoverate nel eh, reparto di. Diciamo di corsia, chiamiamolo così Covid di Sestri Levante. Andiamo a vedere, Marco, adesso le vaccinazioni fatte nella giornata di, di oggi. Il dato giornata d'oggi appunto, grafica 30, la tabella 30, ci parla di 8.921.028 persone vaccinate completamente, prima e seconda dose, pari al 15% della popolazione, 15,05% della popolazione italiana che è completamente immune secondo i canoni della vaccinazione del piano vaccinale grafica 31 per vedere quanti vaccini vengono somministrati giorno per giorno in Italia a parte due picchi registrati il 14 e il 15 cioè venerdì e sabato scorso che erano, scusate, giovedì, venerdì e sabato scorso che hanno superato i 500.000 siamo tornati a scendere leggermente come è giusto che sia domenica e lunedì sotto i 500.000 sperando ehm, nelle, in queste ore, col dato ad esempio di oggi 18 di maggio, di poter ritornare a 500.000 eh, vaccinazioni fatte al giorno. Per quanto riguarda la grafica 32, le vaccinazioni per gli over 80 e i 70-79, vediamo gli over 80 lì sulla sinistra, ci dicono che mancano all'appello solo il 12% di loro, eh, quindi l'88% degli over 80 ha avuto almeno una dose, addirittura il 77% ha già due dosi. Per quanto riguarda i 70-79 anni, i non vaccinati sono ancora al 23%, eh, chi ha avuto una dose il 55%, dose prima e seconda, il 22% di loro. In tutta Italia, è un dato ricordiamolo nazionale, grafica 33 Marco, per vedere invece coloro i quali sono ancora in attesa della prima dose. Partendo in alto a sinistra, il cerchio con tanto azzurro sono i 40-49 anni, che lo, di cui l'83% di loro sono ancora in attesa della prima dose. 50-59 anni, subito a destra, il 69,5%, come c'è scritto, sono ancora in attesa della prima dose. Da 60-69 anni, il cerchio in basso a sinistra, il 40% di questa fascia d'età è ancora in attesa della prima dose. Gli over 70 in attesa della prima dose sono il 18,5% gli altri sono già stati vaccinati, almeno, almeno con una dose. Andiamo avanti, per quanto riguarda il, um, un altro dato interessante, è che, tornando a parlare di eh, tamponi, grafica 13, Marco, si sta parlando, con questi decreti che stanno uscendo in queste ore, di eh, ridurre... I eh, tamponi in base alla zona, eh, quindi alla il colore della regione. In particolar modo, queste sono ipotesi naturalmente: ogni 100.000 abitanti, se si è in zona bianca, bastano 100 tamponi ogni 100.000 abitanti, quindi uno ogni 1000 per intenderci. E quindi sarebbe a livello eh, nazionale mh, decadere il numero dei tamponi al giorno pari a 60.000, come si legge lì sulla destra. Se fossimo in, tutti in zona gialla avremmo 150 tamponi minimo per regione al, eh, al giorno ogni 100.000 abitanti. Cosa vuol dire? Che avremmo 90.000 a livello nazionale tamponi fatti pochissimi, pochissimi, anche in, se fossimo in zona arancione, addirittura 250, quindi pari a 150.000 nazionale. Solo nel caso in cui fossimo in zona rossa, fossimo nel senso che esistesse una zona rossa. In qualche regione italiana l'imposizione di tamponi minimi sarebbero fra i 250 e i 500 e quindi arriveremmo ad avere in Italia fra 150 e 300 mila tamponi al giorno, se tutta l'Italia fosse rossa, ma siamo, grazie a Dio, ben lontani da questa ipotesi. Questo cosa vuol dire? Che sembrerebbe che si stia portando a affrontare la stagione estiva con la volontà di tamponare un po di, pochettino di meno. E questo è un, potrebbe essere un problema, perché sappiamo tutti che tamponando di meno si trovano meno positivi, cioè si vanno a cercare meno eh, persone eh, malate di eh, COVID-19. E quindi potrebbe essere un rischio, perché tamponando di meno, trovando di meno, si lasciano in giro più persone potenzialmente pericolose di eh, infettare altre persone. E quindi è pericoloso, potrebbe essere pericoloso. Speriamo che non siano così, visto che stiamo parlando di... Ipotesi. Velocemente adesso andiamo a vedere le, appunto, le aperture, le modifiche che sono state votate ieri, e sono già entrate in Gazzetta Ufficiale. Partiamo con la grafica 50, elaborata dalla regione Liguria, che riguarda appunto anche e soprattutto la nostra regione, che dice su in alto, come abbiamo detto all'inizio del programma e molti di voi lo sapranno già, che la zona bianca in Liguria inizierà a da partire da lunedì 7 di giugno. E da mercoledì 19 maggio, alias domani, eh, ci sarà il coprifuoco spostato in avanti di un'ora, quindi dalle 23 alle 5, mentre dal 7 giugno, in quanto zona bianca, si passerà dalle 24 alle 5, per poi dal lunedì 21 giugno sarà completamente abolito il coprifuoco. Inoltre, come si legge in grafica, da sabato 22 maggio saranno aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. I centri commerciali, le gallerie, eh, i mercati commerciali in genere, cosa che fino ad oggi nel weekend lo sapete è precluso. Poi grafica 51: Marco, dal 24 di maggio riaperte eh, tutte le palestre eh, anticipate rispetto al, al precedente decreto che diceva il primo giugno, no, in realtà si apriranno già da lunedì prossimo. Da martedì 1 giugno invece si apriranno bar e ristoranti con consumazione all'interno dei locali anche oltre le 18, fino all'orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti, quindi coprifuoco, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda le competizioni e eventi sportivi non di interesse nazionale, è consentita la presenza di pubblico nei limiti già previsti, quindi 25% della capienza massima con il limite di 1000 persone all'aperto e 500 persone al chiuso. Poi, grafica 52, da martedì 15 giugno si potranno fare feste e ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, matrimoni per intenderci, anche al chiuso con la certificazione verde, col pass dal Green Pass. Restano sospese attenzione le attività di, di sale da ballo, discoteche, civili all'aperto e al chiuso. Parchi tematici e di divertimento riaperti al pubblico. Per quanto riguarda, da giovedì 1 luglio. Si potrà ritornare nei centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, permesse tutte le attività. Corsi di formazione pubblici e privati in presenza sarà possibile da dal primo di luglio e la riapertura dal primo di luglio anche di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino che riaprono quindi al pubblico. Ancora grafica 53. Parliamo adesso invece di vaccinazioni con l'età compresa tra i 50 e i 54 anni, già dalla giornata di oggi è, riaperto, è possibile prenotarsi prenotarsi dove? Sul sito pronotovaccino.regione.li.it oppure all'800 938 818 ripeto 838, eh, 800 938 818, oppure presso le farmacie abilitate al servizio Cup, o direttamente negli ospedali alle CUP dell'Asle. Questo per quanto riguarda naturalmente la fascia di età compresa fra i 50 e i 54 anni. Domande Marco? Allora ci salutiamo e ci ritroviamo come sempre qui su Antella TV giovedì prossimo a partire dalle 20. Grazie.